L'indipendentismo sardo ha una lunga storia alle spalle. È anche vero però che almeno in passato una certa immagine un po' folcloristica mal si conciliava con i tempi moderni. Oggi, a guardare fra le pieghe della società, si scopre però che esistono personaggi e fermenti che fanno pensare che sia possibile conciliare un'idea di indipendentismo a un'idea di modernità. Eleonora d'Arborea, vissuta alla fine del 1300, è stata l'ultima regnante indigena della Sardegna, celebre per la sua attività di legislatrice e per la Carta de Logu, considerata uno dei primi esempi di Costituzione al mondo. Il mito della grande sovrana di Sardegna è tuttora molto vivo nell'isola, un orgoglio che è allo stesso tempo sardo e femminile. Io sono Ornella De Muro, sono stata la prima segretaria di un partito indipendentista in Sardegna. A tutt'oggi mi occupo di indipendentismo, faccio parte di una nuova forza politica appena fondata, si chiama Progress, Progetto Repubblica, e credo fermamente in questo cammino dell'indipendenza che sicuramente porterà nel medio o lungo periodo ad una Repubblica di Sardegna. Il carisma di questa giovane donna lascia pensare che ci sia un filo di matriarcato che collega il passato di Eleonora d'Arborea e il presente della Sardegna. Possiamo forse definirla una società matricentrica, perché c'è un particolare interesse verso la donna, una cura verso la donna, ma siamo ben lontani dal pensare che le donne in qualche modo governino veramente i vari ambiti della società in Sardegna. Contrariamente all'immagine un po' folcloristica che spesso pesa sull'indipendentismo, Progress e i movimenti sardi di ultima generazione attirano soprattutto i giovani. Per loro indipendenza non significa ostilità nei confronti della nazione italiana. La storia della Sardegna è una storia indipendentista, a partire dall'epoca nuragica, il 1500 a.C., passando poi all'epoca medievale, fino al 1300, il grande momento dell'unificazione dei Sardi legata al nome di Eleonora d'Arborea, la grande regina legislatrice, e arrivando poi alla fine del 1700, quando su ispirazione della rivoluzione francese i Sardi cacciano i piemontesi, i Sabaudi, e cercano di costruire una repubblica indipendente. Ognuno la patria se la sceglie, nel senso che non è un'operazione di scelta ovviamente che uno fa una mattina quando si sveglia, ma è una scelta, come dire, che si determina nel tempo, nei propri processi di formazione, che poi può anche essere riconfermata se la patria non è terra e sangue, cosa che non credo sia e che non credo debba essere, allora non può che essere cultura e scelta. Sui Sardi pesa il giudizio impietoso che abitualmente si attribuisce a Carlo V, re di Spagna, che li definì Pocos, Locos y Mal Unidos. Sorvolando su Pocos y Locos, sul Mal Unidos ci sarebbe da ragionare, se è vero che anche Progress nasce da una scissione. E in questa fase storica partiti e movimenti indipendentisti sono una miriade, tutti in competizione fra loro. La presenza di più forze indipendentiste in Sardegna per noi è un valore. Significa che l'indipendentismo è diffuso, significa che l'indipendentismo si sta allargando, perché ci sono diverse modalità con cui si vuole raggiungere l'indipendenza. Il nostro è per esempio quello della non violenza. Quello economico è un aspetto a cui il nuovo indipendentismo sardo è particolarmente attento. Per fare un esempio, la Saras è una grande raffineria che si trova alle porte di Cagliari, crea lavoro, ma anche problemi di carattere ambientale e di ordine diverso. Le cosiddette accise che dovrebbero essere versate nel territorio di produzione, quindi la Sardegna, vengono invece versate nel territorio di distribuzione, cioè il nord Italia all'incirca. Stiamo parlando di 3 miliardi di euro l'anno. Quindi un ammanco per i sardi e per la Sardegna, che subiscono quei danni ambientali e di salute, che invece ci permetterebbe
una bonifica del territorio, ma anche una sicuramente ampliamento verso economie appunto energetiche di diverso tipo. Vita, economia ed ecologia si intrecciano. Progress e gli altri movimenti dell'indipendentismo sardo sono molto battaglieri, né si scoraggiano per i risultati elettorali crescenti, ma finora abbastanza stentati.